Sai quelli che raccontano veramente le cazzate dall'analista e pagano? Io le racconto e mi danno tre palanche, quindi io preferisco, mi sembra riuscire a, che ce la siamo sfangata bene, ecco, diciamo. E potevo finire in una televisione che non era Argenta TV, quindi mi sarebbe dispiaciuto tanto. Quindi l'alternativa era andare in Rai, finché ci tengo. Dice le cazzate talmente, cioè quando sei innamorato non capisci più una mazza, dice le cazzate talmente grosse che basta che uno dei due registra l'altro, uno è ricattabile tutta la vita, no? C'è gente che vede negli occhi dell'altro cose che neanche un oculista che si fa gli acci di cazzo riesce a vedere. Dice le stupidaggini che quando sei innamorato non pensi a trombare, pensi a Bambi, capito? Così. E quindi insomma Argenta mi sembra fondamentale anche dal punto di vista della comunicazione mondiale, specialmente per questa televisione. È un po' diciamo l'Al Jazeera diciamo dell'Italia centrale, ecco. Ma sì, dai, insomma, Vergassolo è fatto così, da Costanzo fino a Rai 3. Personaggio, tu considera che lui è arrivato alle 8:15 dalla Spezia, ha detto che aveva fame, ho detto vuoi scherzare, andrai mica a mangiare, sì, è andato a mangiare, abbiamo suonato il primo campanello che lui era ancora da Vito a mangiare, e così è simpatico, è sboccato e piace per quello, insomma è moderno, porta tutte le situazioni della gente, delle sfighe di un ragazzo non bello che è perseguitato da questo, quindi è simpatico, penso che in una stagione teatrale il Vergassola sia un personaggio, un momento, una parentesi, così insomma. Non me la danno mai, non me la danno mai, non so se si capisce il messaggio, non me la danno mai, non me la danno mai. Il pubblico ha sempre così una bella reazione, si adegua alle varie situazioni di comicità, da Vito a Vergassola. Adesso il prossimo è Tirabassi, quindi è un altro che dimostra una diversità rispetto a questa. Insomma, così è simpatico, dai. Ti ricordi l'anno scorso alla settimana bianca che un giorno non sciavo perché ero troppo stanca, anche Mario era depresso e per farmi compagnia mi ha trombato per 6 ore mentre tu eri in seggiovia. Che cazzo da ridere? Poi come dicono tutte dice, ma poi ho pianto disperata, sai perché ti voglio bene, anche Mario lo ha giurato, anche lui ti vuole bene.